benvenuti a tutti a questo nostro nuovo incontro con i Twinning, il webinar con Graziella Favaro, che gentilmente ha accettato il nostro invito, membro dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, e anche direttore didattico interculturale di didattica interculturale Sesamo Online e della collana universitaria La Melagrana. Quindi grazie ancora per aver accettato il nostro invito e grazie anche al CREMIT che ci ospita e alla professoressa Lo Iacono che ci assiste tecnicamente. Grazie al professor Rivoltella per averci accolto al CREMIT. Allora lascio subito la parola a Graziella Favaro e buon webinar. Buongiorno a tutti, so che siamo in tanti connessi per questo viaggio nella scuola multiculturale, nell'inclusione. So che i partecipanti sono di ordini di scuola, di tipo di scuola diverso, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori. Da parte mia cercherò di fare con voi un viaggio dentro la scuola multiculturale, dandone un ritratto e descrivendone anche buone pratiche e modalità di lavoro, cercando di tenere insieme sia chi lavora con bambini piccoli, sia chi lavora nel ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado. Cercherò di, soprattutto quando parlerò di buone pratiche, di tenere presente il fatto che siamo un gruppo eterogeneo. Allora comincio con voi dandovi un ritratto della scuola, un ritratto della scuola multiculturale oggi in Italia, ed è la nostra prima tappa. Comincio con questa immagine, è l'immagine di una scuola di Milano, è la scuola di Via Scialoia, è un comprensivo. In questa scuola hanno fatto una bellissima iniziativa che si chiama Tutto il mondo in una scuola, e hanno fatto, come potete vedere dall'immagine, i ritratti dei bambini e dei ragazzi che imparano, apprendono, che frequentano questa scuola, e anche qualche genitore che ha voluto essere mescolato ai più piccoli. E allora Tutto il mondo in una scuola dà l'idea, in maniera molto visiva e immediata, della eterogeneità delle presenze. Io vi parlo da Milano, quindi Milano ha un numero di scuole multiculturali con percentuali molto alte, 20, 30, ma fino all'80-90% di alunni di cittadinanza non italiana, ma vedrete insieme in questo piccolo viaggio di racconto della scuola multiculturale come la presenza sia estremamente. Allora cominciamo questa prima parte, poi faremo una pausa a un certo punto per lasciare spazio anche a qualche domanda, e nella seconda parte mi soffermerò un po' di più sulla lingua. Ecco, cominciamo questo viaggio nella scuola multiculturale facendo un ritratto della nostra scuola. Vi propongo 10 punti velocemente, in modo tale che ognuno di noi collochi la sua classe o la sua scuola nella situazione più vasta, nel contesto di una scuola che cambia, nel contesto nazionale. Allora il primo punto l'ho intitolato Una presenza strutturale e in assestamento. E il grafico ci racconta in maniera molto chiara che cosa sta succedendo. Negli ultimi 10 anni, vedete la linea rossa sul grafico, gli alunni stranieri vanno assestandosi, quindi diminuendo quanto ha impatto e incremento annuo. Noi abbiamo avuto degli anni in cui nel passaggio da un anno scolastico all'altro si è arrivati perfino a più 16%. Ora, dallo scorso anno scolastico a quello in corso, l'incremento è stato dello 0,1. Cosa vuol dire? Che abbiamo una presenza che è ormai in aumento contenuto solo per ragioni di tipo fisiologico, cioè legato sostanzialmente ai nati in Italia. Il numero, lo vedremo poi, dei minori nati all'estero che arrivano non è ovviamente nullo, ma negli ultimi anni è
diminuzione. Quindi vedete che la linea rossa degli alunni stranieri in questi 10 anni di considerazione dei dati del MIUR sta assestandosi, calando, quindi non abbiamo più una presenza che possiamo definire di emergenza. Andiamo al secondo punto, la cosiddetta seconda generazione, quindi i bambini e i ragazzi che sono nati in Italia. Oggi sono la maggior parte degli alunni, rappresentano quasi il 60%. Coloro che sono destinati, sulla base della legge attuale della cittadinanza del 92, a diventare cittadini italiani alla maggiore età, quindi non mi riferisco alle discussioni in corso oggi sulla eventuale riforma della legge, ma parlo della legge in atto. Quindi chi nasce in Italia quando avrà 18 anni, fra i 18 e i 19 anni, potrà chiedere la cittadinanza e ha il diritto di diventare cittadino italiano. Quindi sugli 815.000 alunni stranieri abbiamo 479.000 bambini e ragazzi nati in Italia. E il dato dei nati in Italia è, come possiamo dire, inversamente proporzionale. Più è bassa l'età e più sono numerosi i nati in Italia. Più sale l'età e più io cambio ordine di scuola verso l'alto, meno sono coloro che sono nati in Italia. Quindi in un asilo nido avrò il 100% di bimbi nati in Italia, nella scuola dell'infanzia 84%, nella scuola primaria 65% circa, e poi nella media scendiamo a 35% e secondaria di secondo grado siamo intorno al 17%. Terzo punto, quello che dicevo un po' all'inizio, negli ultimi 4 anni diminuiscono gli alunni NAI. NAI è una sigla ormai in uso nella scuola multiculturale, neo arrivati in Italia. Per tante ragioni, la ragione principale è ovviamente la crisi economica, quindi le famiglie hanno difficoltà a ricongiungersi, a far venire qui i figli dai paesi di origine. Quindi il numero dei neo arrivati in Italia ovviamente continua a essere alimentato, ma in misura molto minore rispetto a qualche anno fa. Un altro punto ancora, siamo quindi al quarto passaggio che voglio fare con voi, dandovi un ritratto della nostra scuola, sono diminuiti i bimbi iscritti nella scuola dell'infanzia. Questo dato era sempre in aumento ogni anno scolastico in maniera considerevole, proprio per i nati in Italia. Invece per il primo anno, il 2015-2016, abbiamo avuto un calo dei bambini nati in Italia nella scuola. Per quale ragione? La ragione è presto detta. Anche il numero dei bambini nati in Italia sta diminuendo, stranieri ovviamente, così come il dato dei NAI. C'è stato in 4 anni, negli ultimi 4 anni, meno 13% di bambini stranieri nati in Italia. Questi sono i dati Istat riferiti al 2016 confronto con il 2012. Quindi anche fra le famiglie immigrate, le famiglie straniere, il contenimento delle nascite che riguarda ovviamente da anni i bambini italiani sta velocemente prendendo strada. Andiamo avanti ancora e vediamo altri aspetti della nostra scuola. Lo vedete lì, il grafico è estremamente eloquente, l'immagine dell'Italia. Dove sono gli alunni stranieri? Dove sono concentrati? Il blu più intenso ci fa capire quali sono le regioni e le città nelle quali maggiormente sono presenti scuole con percentuali molto alte di alunni stranieri. Quindi abbiamo in Italia 9,2 alunni stranieri ogni 100. Questo è il dato medio nazionale che riguarda tutte le regioni e tutte le scuole, dalle scuole dell'infanzia ai licei, al liceo classico, a tutte le scuole. Poi ci sono situazioni
più interessate. L'Emilia-Romagna, ad esempio, è la regione con l'incidenza percentuale più alta e ha 12% quasi di alunni stranieri contro un dato medio nazionale del 9,2%. Può essere interessante vedere quali sono le province, quindi non solo il territorio cittadino, ma le province che hanno le incidenze percentuali più alte. Allora ve le elenco nell'ordine. Abbiamo Prato ha 23 e oltre alunni stranieri ogni 100, poi Piacenza, Mantova, Asti, Brescia, Cremona, Parma, Modena, Alessandria e Reggio Emilia. Vedete quindi che i numeri più alti e le incidenze percentuali più grosse si hanno nel centro-nord. Tuttavia, negli ultimi anni cominciano a essere interessanti anche le percentuali di alcune regioni del sud e delle isole. Quindi abbiamo, e lo vedete anche nella cartina, abbiamo dei frutti numerosi, scuole multiculturali interessanti in Sicilia, in Campania, in Puglia, in Abruzzo. Andiamo avanti ancora, un sesto elemento di attenzione riguarda il discorso, dicevo prima, delle città, l'abbiamo visto, la pluralità delle provenienze. Ecco, da quali paesi arrivano gli alunni stranieri? Qui abbiamo avuto negli anni un avvicendamento degli stati di origine. Diciamo 10-12 anni fa, anche forse 15, avevamo i marocchini al primo posto, poi sono stati sopravanzati dagli albanesi, ora abbiamo la Romania. La Romania è lo stato che maggiormente contribuisce alla presenza degli alunni stranieri, seguita da Albania, Marocco, che è ora al terzo posto, Cina e Filippine. Le prime 10 nazionalità insieme raggruppano il 70% degli alunni stranieri. Ecco, possiamo dire, a differenza di quanto è successo, ad esempio, in altre nazioni europee di più antica storia migratoria, che l'Italia, fin dall'origine di questa storia di presenza di alunni stranieri nelle scuole, l'Italia ha sempre avuto una varietà di nazionalità, quindi non abbiamo 3, 4 paesi, 5, 10, ma abbiamo davvero il mondo a scuola. Si è contato, si conta nel dossier del Ministero, si contano, pensate, ben 190 paesi. Dovremmo prima a dire quali paesi non hanno nessuna presenza in Italia, ovviamente con numeri piccoli. Casi e con numeri più consistenti, ovviamente, questi 5 paesi. La tendenza negli ultimi anni è molto evidente verso una europeizzazione delle presenze, e quindi vedete sia intesa come Europa dell'Unione Europea, sia Europa non Unione Europea. E vedete infatti Romania e Albania, la Romania 19,3, l'Albania 13,6, quindi da sole hanno una presenza notevole e quindi provenienza come tendenza europeizzazione, perché ovviamente qui sono associati Ucraina, Polonia, altri paesi dell'Unione Europea e quindi lingue neolatine. Ancora un dato, l'ultimo dossier del Ministero dice che un quinto delle scuole italiane non ha neppure un alunno straniero. Quindi solamente 20 su 100, mettendo dentro tutte le scuole, quindi licei, licei classici, tutte le scuole, solo un quinto non vede la presenza di alunni stranieri. Mentre 5,5% delle scuole ha percentuali molto alte, 30%, ma come dicevo prima, in alcuni casi anche il 50-60%. Naturalmente
la presenza così massiccia in alcune scuole rispetto ad altre dipende dalla residenzialità, dalle caratteristiche di una città, di un quartiere, della zona di una città, quindi dall'essere residenti in quartiere, in una città medio-piccola. L'altra cosa interessante, ancora una caratteristica italiana, così come la pluralità delle provenienze, è quella di una disseminazione. L'ho detto prima, l'avete visto nella cartina dell'Italia, e cioè gli alunni stranieri non sono concentrati in 4 o 5 città, come è successo in Olanda, come succede in certe zone della Germania, è successo, o anche della Francia. Ma sono davvero disseminati nelle città grandi, nelle città medie, nei piccoli centri. Quindi un altro dato, così come la pluralità delle provenienze, che dovrebbe, diciamo, dovrebbe favorire l'integrazione, è quello dato dal fatto di essere disseminati in territori i più vari, città grandi, città medie e piccoli centri. Abbiamo ora gli ultimi due punti che riguardano la nostra scuola, ed è un punto di criticità ancora molto forte, il ritardo scolastico. Cosa si intende per ritardo scolastico? Si intende quando un bambino o un ragazzo non sono alla pari fra età anagrafica e classe frequentata. Lo vedete? Tra gli alunni stranieri, circa il 33%, quindi un terzo, si trova in situazione di ritardo scolastico, non è alla pari, contro un 10%, 10,5% degli studenti italiani. Da quali sono le ragioni, le cause del ritardo scolastico? Le ragioni sostanzialmente sono due, una molto pesante e una che pesa meno. Quella che pesa di più riguarda la determinazione della classe quando gli alunni stranieri arrivano in Italia. Allora, benché la legge sull'inserimento degli alunni stranieri dica che bisogna tener conto dell'età anagrafica per definire quale sarà la classe di inserimento, la maggior parte dei bambini e dei ragazzi nati all'estero che arrivano in Italia, molti di loro vengono posizionati in una classe inferiore di un anno, a volte anche di 2 anni, a volte anche di 3, perfino 4 anni. Quindi il fatto di non conoscere la lingua, il fatto di arrivare a un certo punto dell'anno scolastico, il fatto di arrivare a un'età e quindi con una possibile classe di inserimento cruciale, rispetto ai passaggi di scuola, fa sì che la scelta di retrocedere di un anno sia stata e sia ancora molto diffusa. Ed è la ragione per cui a 14 anni quasi la metà dei ragazzi stranieri si trova in situazione di ritardo. Chiaro, più sono grandi e più il ritardo pesa, perché sono la maggior parte di loro nati all'estero, neoarrivati. Più sono piccoli e meno questo ritardo pesa, perché hanno cominciato alla pari. Quando arriviamo a considerare gli studenti di 18 anni, il 70% degli studenti stranieri di 18 anni è in ritardo. Quindi un dato che penalizza notevolmente i percorsi scolastici. Io faccio un'osservazione a questo proposito. A volte retrocedere l'alunno straniero di un anno può essere una scelta giusta, efficace, anche salutare a volte, perché può essere che si consideri che ricominciare con un tempo più disteso, da una classe, tra virgolette, più semplice, possa essere positivo. Quindi io non sono a priori contro il fatto di considerare l'eventuale retrocessione, quindi il divario di un anno rispetto all'età.
Quello che invece trovo sbagliato è il fatto che questo avvenga spesso senza considerare qual è la storia scolastica di questo ragazzo, di questo bambino, quali le sue competenze, quali i saperi, come se il ritardo fosse definito a priori e non, come prevede la legge, previsto caso per caso con cause e ragioni. Dicevo che le ragioni del ritardo scolastico sono due. La più grossa è sicuramente la determinazione della classe iniziale, l'altra è quella delle bocciature. Allora, quando ci sono gli esiti negativi, ci sono soprattutto nelle prime classi di ogni tipo di scuola, quindi in prima della primaria vengono bocciati un po' di più i bambini stranieri. In prima della scuola secondaria di primo grado, qui abbiamo il tasso proporzionalmente più alto di bocciature, e in prima della scuola secondaria di secondo grado. Queste sono le tre classi nelle quali maggiormente abbiamo un esito negativo. Quali le ragioni? E poi quando andremo nelle scelte, nella lingua, lo potremo vedere. Le ragioni sono sostanzialmente sono quelle che hanno a che fare con la lingua. Nella prima e della primaria la ragione è la difficoltà di accesso alla lingua scritta. Nella prima e della secondaria di primo grado è la difficoltà di apprendimento della lingua dello studio. Ecco, su questo nella seconda parte dell'incontro voglio tornare un po' per approfondire. E nella prima della scuola secondaria di secondo grado, delle superiori si addensano alcune ragioni che hanno a che fare ancora con la lingua dello studio, con la difficoltà della lingua dello studio, ma a volte anche con un orientamento non efficace. Allora vediamo un po' l'ultimo punto che proprio ha a che fare con l'orientamento. Che scuole fanno gli alunni stranieri dopo la terza media? Per la maggior parte scelgono istituti tecnici e i professionali e in misura più contenuta scelgono i licei. Le ragioni sono quelle che abbiamo detto, ragioni linguistiche, ragioni di attese, aspettative delle famiglie che magari vogliono un inserimento scolastico, professionale più veloce. Le ragioni stanno anche nel tipo di orientamento o consiglio orientativo che viene dato dopo la terza media. Abbiamo visto alcune ricerche fatte in alcune città che mentre i ragazzi e le famiglie italiane sempre o diciamo raramente seguono i consigli orientativi, le famiglie e i ragazzi stranieri tendono maggiormente a essere fedeli e a seguire i consigli di orientamento. E quindi abbiamo i ragazzi stranieri solo il 27% che si iscrive a un qualunque tipo di liceo contro il 50% degli italiani. E la cosa che ci fa riflettere è che questo avviene anche quando l'uscita dalla terza media magari ha previsto a l'alunno ha conseguito un voto alto. E anche in questi casi a volte l'orientamento è verso una scuola professionale o di tipo tecnico. E questo tema, come dire, ci apre una riflessione sull'efficacia dell'orientamento, sulle attese della famiglia, le aspettative, della scuola e sulla, necessità di non disperdere talenti. Abbiamo visto il ritratto della nostra scuola, come sta cambiando. Velocemente vi ho proposto questi 10 elementi di, come dire, 10 flash su un ritratto di scuola multiculturale. Adesso, insieme a voi, mi faccio questa domanda, la faccio a voi e cerco di provare a dare delle risposte. La domanda è questa: la mia scuola multiculturale è una scuola inclusiva? È una scuola che davvero presta attenzione a
tutti e a ciascuno. È una scuola che considera le storie di ogni bambino e ragazzo, le singole competenze, le valuta, le valorizza. Allora cerco di proporvi alcuni indicatori, come una sorta di checklist che possiamo usare, che possiamo considerare, domande che ci facciamo a partire da questi 10 indicatori che vi propongo. Quindi la domanda che ci facciamo è questa: quanto e se, in che misura, la mia scuola è una scuola inclusiva? Allora, la prima domanda che ci possiamo fare ha a che fare con l'accoglienza. Quindi la mia scuola si è dotata, può contare su dispositivi e strumenti di accoglienza di alunni e di famiglie? Quando parlo di dispositivi e strumenti di accoglienza, mi riferisco a quello che molti di voi conoscono e che possono reperire anche su internet, sui siti, alcuni siti poi alla fine. Però, e quindi intanto una figura di accoglienza, un insegnante che si occupi di questo, un referente, e poi delle indicazioni, un protocollo della scuola, delle attenzioni, delle linee guida. Quindi accoglienza non è solo il sorriso di benvenuto, anche questo ovviamente è importante, ma è anche quello che dicevamo prima a proposito del ritardo scolastico, cercare di organizzare quando arriva un alunno da un altro paese, di organizzare dei momenti di inserimento dolce, di cercare di capire che cosa sa già fare, qual è stata la sua storia scolastica, quali sono i suoi punti di forza, oltre che le criticità ovviamente linguistiche, i bisogni linguistici che ci sono. Quali altre lingue, oltre alla lingua di origine, ha imparato? Magari c'è stato l'apprendimento di una lingua straniera nel paese. Quindi attenzione al momento dell'accoglienza. La seconda domanda. La mia scuola è attenta alla comunicazione, quindi alla comunicazione con gli alunni non italofoni, alla comunicazione con le famiglie, con i genitori che non padroneggiano la lingua. Chiaramente lo sappiamo bene, dietro la riuscita scolastica di qualunque alunno italiano o straniero che sia, c'è una famiglia che, come dire, ha le giuste aspettative nei confronti della scuola, le giuste attese nei confronti dell'alunno. Non sarà in grado di seguirlo, certamente, e questo lo sappiamo nei compiti e nello studio, perché le famiglie straniere non padroneggiano la lingua, l'italiano dello studio, ma abbiamo trovato il modo per comunicare anche con strumenti plurilingue, per comunicare anche con mediatori informali oltre che formali. Ad esempio, ci sono scuole che si avvalgono di genitori, tra virgolette, vecchi, già come dire, allenati, già inseriti da tempo insieme ai loro figli, che fanno un po' da mediatori informali nei confronti dei nuovi genitori, oppure di ragazzi o bambini più grandi, compagno accogliente, tutor, che racconta ai nuovi arrivati come funziona la scuola e come può farlo un compagno accogliente e non un adulto che non padroneggia la stessa lingua. Ancora, facciamoci allora un'altra domanda. Le scuole multiculturali hanno come orizzonte l'educazione interculturale per tutti. Per fare questo, però, è importante che la scuola abbia trovato e trovi momenti di formazione di tutti. Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, ai ragazzi, agli alunni, agli studenti, su che cosa vuol dire crescere in una scuola, in un mondo, in una società eterogenea, plurale, che
richiede mente e cuore aperti, quindi momenti di acquisizione di competenze interculturali. Ancora, quarta domanda che ci facciamo. Insieme tutti quanti, docenti di classe, il consiglio di classe, la scuola nel suo insieme, si interroga sui percorsi di inserimento degli alunni non italiani? Quali sono le riuscite, le criticità? Quali sono le cose che funzionano, i punti di forza e quindi possono diventare patrimonio di tutti? O ancora quali sono, come dire, i punti deboli, le criticità da superare, magari ponendo l'attenzione un anno per volta a un tema e approfondendolo. Quindi cercare di interrogarsi, di osservare e di accompagnare passo passo, perché l'inserimento di tutti gli alunni è, come dire, un punto di forza per tutta la scuola. E oggi un elemento di attenzione deve essere dato agli alunni stranieri che hanno sicuramente delle vulnerabilità. Non parliamo di disagio, parliamo di vulnerabilità, cioè di elementi di criticità linguistica, di apprendimento, di aiuto allo studio extrascolastico, di orientamento, come abbiamo visto prima. Quindi vulnerabilità che può tuttavia, e lo verifichiamo e lo verificate anche voi nelle vostre classi, diventare per molti bambini e ragazzi resilienza, e cioè voglia di farcela, riuscita, a patto che ci siano modalità, strumenti di accompagnamento. Andiamo avanti a farci delle domande, sempre a proposito della scuola inclusiva, per poi lasciare lo spazio alle risposte, quindi vi propongo alcune buone pratiche sperimentate in alcune scuole, nell'ultima parte di questa nostra prima tappa. Allora, domanda importantissima. La scuola, la nostra scuola, ha prestato e presta attenzione al tema dell'apprendimento dell'italiano seconda lingua? E quindi come risponde ai bisogni linguistici degli alunni non italofoni, degli alunni NAI, quando ci sono alunni neo arrivati in Italia, oppure degli alunni anche nati in Italia o presenti qui da anni che sono ancora alle prese con l'italiano dello studio. Ricordiamoci sempre, lo riprenderò quando parleremo poi di lingua, che l'italiano lingua 2 ha due grandi strade, come dire, due grandi scogli e obiettivi da superare. La lingua della comunicazione, che i bambini e i ragazzi stranieri imparano in tempi relativamente veloci, e la lingua dello studio, che richiede invece anni, che richiede tempi lunghi. È come se avessimo davanti da un lato una collina e dall'altro lato una montagna. Allora, cosa succede nella mia scuola? Diciamo, chi dà risposta ai bisogni dell'italiano lingua 2, sia per comunicare gli alunni neo arrivati, sia per l'italiano dello studio. Andiamo avanti ancora, abbiamo detto prima che crescere in una situazione eterogenea e multiculturale prevede un'apertura della mente e del cuore, quindi delle relazioni, dell'affettività, ma anche delle conoscenze. E allora è importante che ci siano finestre, momenti, approfondimenti nel curriculum comune in cui noi dedichiamo uno spazio piccolo e grande, quando succede, senza forzature, al mondo, alla dimensione più generale, all'attenzione agli altri, allo scambio interculturale. Ancora, negli ultimi tempi, forse ovviamente non in tutte le scuole, ma mi capita a volte di osservare
può esserci un'attenzione minore per tante regioni a quella che è la relazione in classe tra bambini, bambini stranieri, bambini italiani, tra bambini della classe e tra ragazzi in classe e anche fuori dalla scuola. Una ricerca e un libro di qualche anno fa, ancora estremamente attuale, si intitolava Stranieri, alunni in classe, stranieri in città. Ecco, che cosa intendeva dire? Che in classe tutti erano ragazzi appartenenti alla stessa comunità, alla stessa classe, alla stessa scuola, ma nel tempo extrascolastico invece si osservavano molte distanze, diciamo solitudini da un lato e modalità di aggregazioni a volte escludenti. Ecco, allora è importante fermarci ogni tanto, quando è possibile, quando ce n'è l'occasione, per capire cosa succede nelle relazioni in classe tra pari e cosa succede anche nella città. Per esempio, uno strumento che si usa è, ad esempio, la mappa dei luoghi che bambini e ragazzi frequentano fuori dalla scuola e in quali luoghi incrociano compagni. E quali luoghi sono luoghi di incontro eterogeneo o invece separati? Continuiamo con le ultime tre domande sulla scuola inclusiva. Allora, valuta e documenta i progetti e progetti, le azioni che vengono fatte. Cosa succede? Succede, anche molti di voi l'avranno verificato, lo verifico quando lavoro con gli insegnanti nelle scuole di varie città, ma anche a Milano, capita che un progetto o un'azione o dei materiali che sono stati usati anche con efficacia siano poi poco conosciuti da tutta la scuola o siano poco conosciuti negli anni. Quindi la fatica per gli insegnanti di ricominciare da capo, di ripartire ogni anno come se fosse sempre la prima volta. Ora invece lo sappiamo, c'è un deposito, una riserva di buone pratiche dentro le scuole, nelle reti di scuole a livello nazionale che dovrebbe essere messa in comune. Quindi la cosa importante oggi è non fare sempre la fatica di ricominciare da capo, ma prendere tutto quello che è stato sperimentato, materiali, azioni, buone pratiche, perché da lì andiamo avanti, da lì senza tutte le volte ricominciare da zero. Ancora, la scuola non è un'isola, soprattutto su questi temi, parlavo prima delle relazioni extrascolastiche, ma anche dell'italiano lingua 2, dell'aiuto allo studio in tempo extrascolastico. È fondamentale lavorare con il territorio, il volontariato, le associazioni, le cooperative, il privato sociale, gli enti locali, perché la scuola a volte, in alcune situazioni, da sola non ce la fa. Non ce la fa e ha bisogno di interazioni, di integrazioni che vengano dall'esterno e che supportino il lavoro della scuola linguistico, relazionale, di aiuto allo studio, di orientamento nella città, di integrazione nel senso più ampio del termine, anche con il territorio, il quartiere e la città. E infine, una scuola inclusiva è una scuola che condivide, una scuola che condivide le scelte, che condivide le pratiche, che scambia i progetti, quindi non c'è, come dire, la delega a un insegnante del tema alunni stranieri, ma gli alunni sono gli alunni di tutti, stranieri o italiani che siano. E quindi le scelte a proposito di piano personalizzato, valutazione, laboratori linguistici, didattica interculturale, devono, è importante che siano condivise e condotte in maniera collegiale. Allora voglio, grazie a delle immagini, a delle
fotografie o delle immagini, vorrei chiudere questa prima parte della nostra comunicazione con la citazione di alcune buone pratiche. Allora, una scuola che include, vi propongo alcune immagini, che cosa fa? Qui insieme a noi sono collegati insegnanti, abbiamo detto, di scuole secondarie di primo e di secondo grado, di scuole primarie, ma anche di scuola dell'infanzia. Allora, la scuola dell'infanzia è una scuola che è stata e che è ancora poco considerata rispetto al tema dell'integrazione, perché si pensa che un bambino nato in Italia che frequenta la scuola dell'infanzia sia un bambino, come dire, che non ha bisogno di attenzioni successive. Allora, non è sempre così. Intanto, un quarto dei bambini stranieri non frequenta la scuola dell'infanzia in Italia. Quindi abbiamo, a fronte di un 99% di bambini italiani inseriti nella scuola dell'infanzia, il 75% dei bambini stranieri frequenta la scuola dell'infanzia. Quindi abbiamo già una quota di bambini che non frequentano la scuola dell'infanzia. Invece l'integrazione comincia davvero dai più piccoli. C'è una ricerca europea sul successo scolastico nelle scuole superiori e fra i 9 indicatori di successo scolastico, uno dei 9 è quello di aver frequentato la scuola dell'infanzia in maniera continuativa e per tutti e 3 anni. Ora, dobbiamo prestare un'attenzione al periodo 3-6, ai fini linguistici, ai fini della socializzazione, ai fini dell'avvicinamento alla scuola, tra scuola e famiglia, ai fini dell'accesso alla lingua scritta. È nella scuola dell'infanzia, tra i 3 e i 6 anni, che si sedimentano e si formano i cosiddetti precursori della lingua scritta. Quindi questa è la prima attenzione. Qui ci sono in varie città buone pratiche di sensibilizzazione delle famiglie, dei genitori. Ecco, bisogna continuare su questa linea. Ancora, abbiamo detto i neoarrivati. I neoarrivati dare risposte specifiche e di qualità. Vuol dire laboratorio, vuol dire ore settimanali, vuol dire materiali didattici, vuol dire anche a volte con i ragazzi più grandi materiali in autoapprendimento. Ecco, qui in questa immagine vedete una ragazza, una studentessa universitaria e un ragazzino neoarrivato. Ecco, si riferisce a un progetto che seguo da anni con tantissimi risultati positivi in molte città e regioni, perché c'è anche il Friuli, Venezia Giulia e altre città, Torino, Milano, Bologna, Arezzo, Siena, dimenticato qualcuno sicuramente. E che cosa facciamo? Degli studenti universitari, italiani e stranieri, ovviamente privilegiando molto gli studenti universitari di origine straniera che praticano anche un'altra lingua, mettono a disposizione come tutor circa 100 ore l'anno per dare una mano nei laboratori per i ragazzi di italiano, per i ragazzi, i bambini neoarrivati. Ora questo progetto Bussole o almeno una stella per chi vuole ad andare sul sito del centro Comi a vedere poi i materiali, questo progetto ha risultati molto alti perché un ragazzo che sente al suo fianco un tutor universitario non solo riceve input linguistici, ma riceve un messaggio, soprattutto se lo studente universitario è straniero, che è del tipo: ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu. Quindi questi sono compagni di strada, fratelli e sorelle maggiori che danno un pezzo del loro tempo a fronte di 6 crediti che l'università può riconoscere, come succede ad esempio all'Ospedale a Milano, di tutoring verso i ragazzi. Andiamo avanti ancora.
Qui abbiamo un'altra immagine di altri tutor che seguono gruppi di ragazzini. È importante il discorso dell'italiano dello studio. L'italiano dello studio richiede attenzioni protratte nel tempo e richiede che tutti gli insegnanti di qualunque materia siano attenti alla lingua della loro disciplina. Quindi tempo, dare tempo e darsi tempo. Ancora il tema dell'orientamento, l'orientamento efficace dopo la terza media. Qui una buona pratica che posso suggerire: esistono sul sito del Centro Come dei libretti plurilingui, 9-10 lingue, che raccontano alle famiglie e ai ragazzi come funziona la scuola superiore in Italia, perché a volte, come succede anche con alcune molte famiglie italiane, ci può essere anche una carenza informativa o non capire la differenza tra una scuola e l'altra, tra una scelta e l'altra. Allora, questo dà una sorta di copione di massima, di informazione generale su come funziona la scuola superiore in Italia, vademecum in plurilingue. Ancora andiamo avanti con un'altra, come dire, attenzione, e questa vignetta parla da sola, è il tema della valutazione, il tema spinosissimo della valutazione. È chiaro che ci sono paesi che definiscono i tempi di una valutazione standard dopo 2 anni dall'arrivo in quel paese degli alunni stranieri. Ecco, per i primi 2 anni la valutazione non è seguita con criteri standard. La legge italiana, il DPR, parla di adattamento del programma e quindi di valutazione conseguente. Sul tema spinoso della valutazione, vi rimando alle linee guida che danno alcune indicazioni, diciamo, concrete su come si può rimodulare e riorganizzare la valutazione, soprattutto per quanto riguarda i neoarrivati. Ancora, una scuola che include, rivede anche la didattica. Qui però siamo in una situazione privilegiata, siamo in una situazione di insegnanti che fanno riferimento agli twinnings, che, come dire, sono molto attenti a questo tema del digitale, di una didattica multimediale e multisensoriale. Ecco, quello che si nota in questi anni di lavoro sull'integrazione, di osservazione degli alunni stranieri, è che a volte bisogna partire da un punto di forza che non necessariamente è quello del verbale, della lingua. Può essere una ridondanza di strumenti, di mezzi, digitale. Può essere in questo caso come linguaggio espressivo. Questa è una scuola media di Milano dove l'inserimento degli alunni neoarrivati stranieri ha avuto un balzo in avanti nel momento in cui sono diventati parte di un'orchestra e di un coro, perché questo ha mobilitato talenti, risvegliato motivazioni, mosso, come dire, volontà e aspettative. Ecco, il fatto di a volte partire una didattica che sia ridondante nel senso di multicanale, multisensoriale, multimediale, che fa bene a tutti gli alunni, ma bene molto a chi non ha ancora tutte le parole per dire. E andiamo verso le ultime immagini che voglio proporvi, il discorso culturale. Ricordiamoci sempre che una cultura, qualunque cultura, è una cultura aperta e porosa, quindi la nostra cultura è aperta ed è sempre stata agli apporti degli altri. E così le culture, cosiddette i riferimenti culturali degli alunni stranieri, non sono rigide, stereotipate, irrigidite, ma si alimentano reciprocamente. Voglio chiudere con l'azione dei genitori stranieri, ne abbiamo già parlato. Andiamo
all'ultima slide, quindi siamo ancora più avanti. Ecco qui, voglio chiudere su quello che è questa prima parte con voi, prima di ripartire insieme a mezz'ora sul tema della lingua, in particolare della lingua dello studio, sulla diversità linguistica presente nelle nostre classi. Sicuramente noi abbiamo alunni, bambini, ragazzi più grandi, a volte non italofoni quando entrano, a volte poco italofoni dopo un po', a volte italofoni ma con delle criticità nella lingua scritta, nella comprensione dei testi, nella lingua dello studio. Ecco, però molti, la maggior parte di questi alunni, ha una lingua, ha un proprio codice linguistico, la lingua uno, la lingua madre. E questo è un loro punto di forza, è un elemento che deve essere quantomeno conosciuto e riconosciuto nella classe. A volte noi tendiamo a usare il termine bilingue solo per chi ha una lingua oltre all'italiano prestigiosa, quindi è bilingue un ragazzo che ha l'inglese come lingua uno o che ha il tedesco. Ecco, bilingue è ovviamente chiunque ha un'altra lingua. E allora vi propongo queste immagini di disegni fatti da bambini e da ragazzi più grandi su come rappresentano se stessi e la loro altra lingua. Allora, questa è una bambina, disegno raccolto nelle scuole dell'infanzia di Torino e racconta che a scuola ha imparato l'italiano, a casa ovviamente ha imparato l'arabo e dice l'italiano è nelle guance e l'arabo è nel cuore. Quindi vedete questo cuore enorme e le guance con la bandierina dell'italiano. A volte come lingua madre ci sono anche bambini che mettono le varietà dialettali. Allora Daniele, sempre un bambino delle scuole dell'infanzia di Torino, che dice di sé: io sono italiano e parlo solo italiano, ma conosco il napoletano, perché i miei nonni sono napoletani, quindi in questa diversità linguistica ci sono anche le varietà dialettali. Non parlo il napoletano, ma lo capisco perché so le canzoni di Pino Daniele. E poi dice: Napoli nel cuore, l'italiano è nel fegato, ha un tubicino che va nella bocca ed escono le parole. Quindi anche l'immagine affettiva che i bambini e i ragazzi hanno della lingua madre. Questa è una bambina più grande, è una scuola primaria, siamo in quinta e si rappresenta questa bambina indiana divisa a metà. Quindi in questo caso le due lingue, come dire, stanno giustapposte, come se ci fossero due sé, due parnit, come si chiama questa bambina. Due sé, una italiana e una indiana. È come se questa bambina stesse facendo, e sicuramente lo starà facendo, un cammino di ricomposizione della sua storia e quindi anche delle due lingue che convivono dentro di lei. Questa è una ragazza di terza media, è una ragazza pakistana che fa questo disegno e così si racconta rispetto alle lingue. Dice: l'italiano sta nella mia mano destra perché ho imparato a scrivere solo in italiano e perché tengo sempre in mano i libri della scuola che sono tutti in italiano. L'urdu è pakistana, sta nella mia lingua perché è la lingua che ho imparato da piccola, la mia lingua madre. L'inglese sta nel mio cuore perché un giorno voglio andare a vivere a Londra. Lo spagnolo sta nelle gambe perché devo fare ancora tanta strada in questa lingua. Ecco, vedete come i bambini e i ragazzi di età diverse hanno un'idea delle loro lingue, delle lingue che li abitano, delle lingue che loro abitano. I più piccoli affettiva, dove collocano la lingua, i più grandi già a volte come distanza dentro di sé, separazione, oppure anche come conquiste
da fare o luoghi e paesi da raggiungere. Ora voglio lasciare a voi i quattro, diciamo, documenti normativi che ritengo fondamentali che ogni scuola e ogni insegnante dovrebbe conoscere sul tema della scuola inclusiva, quindi il DPR vecchio ma sempre attuale, che è la legge dalla quale poi discendono tutte le normative sui diritti e i doveri degli alunni stranieri. Poi c'è il documento La Via Italiana per la Scuola Interculturale del 2007, che qui, come dire, dà l'orizzonte anche sull'educazione interculturale, sull'inserimento. Infine ci sono le due linee guida del 2006-2014. Nel 2014, lo ripeto, c'è il discorso anche della valutazione, sul quale non ci soffermiamo, e infine il documento più recente, questo vademecum raccomandazioni, al quale ho molto, come dire, contribuito, alla cui stesura ho contribuito, che si chiama Diversi da chi, e che delinea un po' quelle che sono le indicazioni per le scuole che integrano, perché c'è un obiettivo di questa mia chiacchierata con voi e di questi documenti, che è quello di, diciamo, ridurre un po' il divario e la discrezionalità nell'integrazione da una scuola all'altra, da una città all'altra. A volte in una città si è molto, come dire, si fanno molte buone pratiche di integrazione, nella scuola vicina nulla, come se ricominciassimo da capo. C'è un documento europeo che analizza i modelli di integrazione di molti paesi dell'Unione Europea a proposito di scuola dei figli degli immigrati e definisce quello italiano un modello asistematico, cioè con punte di eccellenza, pratiche molto efficaci, buonissime, eccetera, ma come dire, che manca un po' di sistematicità. Ecco, allora questi momenti sono importanti perché forse ci aiutano un pochino a diventare un po' più sistematici, ovviamente grazie anche alla normativa. Allora, ci prendiamo 3 o 4 minuti di pausa prima di fare insieme a voi molto velocemente un cammino dentro la lingua, italiano lingua 2 per comunicare e per lo studio. Vi segnalo in particolare il sito del Centro Come, dove trovate moltissimi materiali, i libretti plurilingue per l'orientamento, molto, e questa rivista online accessibile e gratuita, che anche questa è una miniera di progetti, di indicazioni, di buone pratiche, sempre per non ricominciare da capo. Per chi volesse, c'è uno strumento per osservare l'integrazione che si chiama Quaderno dell'integrazione, che trovate su vari siti del Benissimo, grazie mille. Guarda, le anticipo che le domande sono tante, veramente, e che i Sì, commenti in diretta siamo sono stati veramente quasi. tanti e è stato veramente molto interessante. Quindi non so se appunto ha modo di vedere le domande e di selezionarne, diciamo, due o tre adesso per poi rimandare le altre alla fine in modo da finire più o meno, diciamo, in tempi brevi la parte più frontale e lasciare poi le domande. La maggior parte delle domande alla fine. Va bene, allora cerco di considerare 2 o 3 domande. Ha modo di vedere le domande o vuole che le legga io? O vuole che le condivida? Ho modo di vederle su un computer di fianco e devo
stanno un attimo a leggerle. Certo, sì. Posso nel frattempo in Almeno. realtà. Sì, faccia pure. Io nel frattempo cerco di. Domande sul test sono quasi Le ho condivise allora così nel test frattempo le possiamo anche come si vedere dice non mi in diretta. testi va bene i testi li rimandano la Alla fine lingua. esatto. E come aiutare Andiamo un po' avanti. se ci sono strumenti come Perché gli non altri posso che scorrere? avete presentato, è lo stesso. Perché io sono Proviamo arrivata noi all'ora. qui. Possiamo cominciare a rispondere a una domanda, magari? Sì, cominciamo. Posso provare a rispondere a qualche domanda? Allora, le domande sono moltissime, le domande sono anche molto varie e anche richiedono risposte lunghe, cioè non sono domande semplici. Allora, comincio con alcune. Si ritrova il discorso degli alunni stranieri e gli alunni BES. La domanda è: gli alunni stranieri sono da considerarsi tout court alunni BES? Questa è la prima domanda che è arrivata. Allora, no, la risposta è no, cioè gli alunni stranieri hanno bisogni specifici e transitori e sono sostanzialmente bisogni di lingua e poi lingua vuol dire di apprendimento curricolare. Quindi vi possono essere degli alunni stranieri anche con bisogni educativi speciali, ma non è automatico che gli alunni stranieri non italofoni siano BES. Qualcuno di voi ricorderà o avrete in mente che arrivò la normativa sui BES e venivano considerati anche i BES il disagio di tipo sociolinguistico, economico, e arrivò successivamente una sorta di normativa di correzione che diceva che gli alunni stranieri non sono non italofoni, non sono automaticamente da considerarsi BES. Quindi diciamo che la risposta è un discorso un po' che abbiamo fatto del ritardo scolastico, bisogna considerare caso per caso. Ci sono molte domande che si concentrano sul discorso della lingua, quindi tutto ciò che riguarda il tema della lingua lo lascerei come domande alla fine della seconda parte. Ci sono altre domande che chiedono informazioni sui minori stranieri non accompagnati, dicendo sono la vera emergenza oggi in Italia, minori stranieri non accompagnati, quindi stiamo parlando di in genere ragazzi che hanno dai 14, soprattutto nella maggior parte dei casi, da 14 anni ai 18 e che sono in Italia da soli, quindi sono in genere poi seguiti da comunità e da associazioni.
È chiaro che qui c'è un discorso didattico, c'è un discorso linguistico, di integrazione scolastica comune allo straniero che arriva per il ricongiungimento familiare, ma in più ci sono vulnerabilità maggiori, a volte storie drammatiche che hanno a che fare col viaggio, con i pericoli che si sono attraversati. Ecco, su questo mi riservo di inviare magari a Indire una segnalazione di buone pratiche, di materiali che possono essere utili per chi lavora con i minori non accompagnati. Un ultimo blocchetto di domande, io ho fatto riferimento al tema dei mediatori, mediatori intendo dire persone bilingue, molto spesso di origine straniera, che intervengono nella scuola con un ruolo di traduttori, molto spesso nei confronti delle famiglie, ma a volte anche degli alunni neoarrivati per capire il loro viaggio, la loro storia. Ecco, mi si chiedeva dove si recuperano, dove si trovano i mediatori. È chiaro che qui cambia un po' dalle città più grandi alle città medie, agli enti locali che si sono dotati di risorse. A chi ne ha meno, torniamo sul discorso della grande, del divario della discrezionalità. Quindi ci sono possibilità nei comuni più grandi di avere ore di mediazione o strumenti. In altri casi funzionano i mediatori informali, quindi i genitori, come dicevo, più abituati alla scuola, che hanno fatto un loro cammino e che fanno la funzione di a loro volta di mediatori informali per i nuovi genitori, come in Francia li chiamano le femme relais, le donne che fanno da ponte o anche i genitori relais. Ecco, è chiaro che sarebbe meglio contare su figure professionali, ma nel caso in cui non fosse possibile, la figura di mediazione può essere fatta anche da mediatori verso gli adulti, ovviamente verso i bambini. Io, se siete d'accordo, inizierei con un pezzetto del tempo che ci resta sul tema della lingua, perché mi sembra importante condividere alcuni temi comuni. Chiaramente non è, lo dico subito, non è un cammino, diciamo, esaustivo sulla didattica dell'italiano lingua 2. Il mio obiettivo in questi 20 minuti di tempo è quello di diffondere e di condividere con voi alcune consapevolezze sull'insegnamento dell'italiano. Quindi un obiettivo di questo tipo. Alla fine proverò a segnalare ancora alcune. Parto anche qui con un'immagine ancora di queste figure molto efficaci di ragazzi più grandi. Prima ho parlato di studenti universitari che fanno i tutor, ma ora con l'alternanza scuola-lavoro ci sono anche molti ragazzi più grandi delle scuole superiori che fanno da tutor ai più piccoli. A Milano questa, diciamo, modalità di lavoro è molto praticata, sia all'interno della propria scuola sia all'esterno. Ad esempio, i licei, i ragazzi studenti dei licei linguistici vanno ad affiancare gli insegnanti nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado, in alcuni licei linguistici di Milano, ma anche in altre città. Allora, un viaggio insieme nell'italiano lingua 2 è un tema che mi appassiona molto da anni, sarebbero moltissime le cose che avrei voglia di dirvi, cercherò di fissarne alcune. Allora, i temi sono un po' quelli che abbiamo detto: lingua e successo o insuccesso scolastico, specificità dell'italiano lingua 2, lingua dello studio. Quindi tre passaggi veloci, mi scuso per l'estrema sintesi. Allora, vedete qui abbiamo i risultati dei dati invalsi.
E quello che dicevo prima è che alla fine del primo anno di scuola ci sono gli esiti più negativi. Allora, le prove Invalsi, cosa vi invito a considerare? Mi invito a considerare il fatto che ci aspettiamo sicuramente un dato di scarto, di divario tra stranieri di prima generazione e italiani. Ma vedete che anche gli stranieri di seconda generazione, cioè i nati in Italia, hanno un divario nei confronti degli italiani significativo. Guardate per esempio la seconda primaria, quinta della primaria, poi diciamo il divario diminuisce. Quindi, come dire, quello che dicevo prima, non basta essere nati in Italia, bisogna che le attenzioni alla lingua comincino precocemente nella scuola dell'infanzia e ci sia un accompagnamento, perché l'accesso alla lingua scritta e all'italiano dello studio sono i due scogli più importanti. Allora, metto alcune consapevolezze che possiamo condividere sull'italiano lingua 2, sono come dire, un po' gli elementi di base. Allora, la prima consapevolezza. Un conto è imparare una lingua straniera, inglese, tedesco per i ragazzi italiani che stanno nelle nostre scuole, e un conto è imparare una seconda lingua. Una seconda lingua, tecnicamente il termine, si riferisce alla lingua che io imparo nel paese in cui questa è la lingua 2 e di scolarità. Quindi per l'italiano io non devo parlare ovviamente di lingua straniera, ma di seconda lingua. Noi tendiamo a usare seconda lingua anche per le lingue straniere, ma in maniera, come dire, più tecnica. Seconda lingua è la lingua che imparo nel momento in cui io emigro dall'Italia alla Cina, sarà il cinese la seconda lingua di scolarità e di uso, mentre invece la lingua straniera è quella che imparo anche rimanendo nel mio paese. Tra un alunno che impara una lingua straniera e un alunno che impara una seconda lingua, le differenze sono notevoli, anche se una parte della metodologia ovviamente può essere utilizzata e trasferita, e cioè i bisogni linguistici sono molto, molto più densi e ampi per una seconda lingua. I tempi di apprendimento sono necessariamente più veloci per una seconda lingua, dato che si è in situazione di immersione. I contesti di apprendimento: una lingua straniera si impara solo a scuola, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. Una lingua seconda si impara a scuola, ma anche all'oratorio, per strada, nel contesto di gioco, nel contesto di vita. Quindi, situazione di apprendimento mista. La distinzione fondamentale, questo è forse il cuore, la cosa a cui tengo di più, che sia elemento di consapevolezza per tutti noi. Cioè, un conto è imparare la lingua per comunicare, Basic Interpersonal Communication Skills, BICS, nella sigla, Cummings, questa distinzione è importantissima, e un conto è imparare la lingua accademica dello studio. Quindi C sta per cognitiva, A per accademica, lingua linguistica e competenza, quindi la lingua dello studio. Per imparare la lingua per comunicare, gli alunni, i bambini, i ragazzi stranieri ci mettono tempi variabili da qualche mese a un anno e mezzo. La lingua per comunicare intendo quotidiana, degli scambi, contestualizzata, del qui e ora, concreta, per dare un nome alle cose, per chiedere, per comunicare. La lingua dello studio è la lingua delle discipline, di tutte le discipline, la lingua dei testi. Quindi Cummings dice che per la lingua dello studio i tempi sono molto lunghi, sono di 3-4 anni. La lingua per comunicare, ci sono alunni, l'avrete notato nella vostra esperienza, più o meno veloci.
quelli che si buttano con poche parole, quelli che imparano più in fretta. Ecco, dipende in genere da questi quattro fattori. Età, younger is better, più sono piccoli e meglio è. I bambini più piccoli imparano più facilmente, imparano giocando, facendo, stando nella scuola dell'infanzia, stando con i compagni, non hanno filtro affettivo, si buttano. E la lingua di origine. Più la lingua uno, la lingua madre, è tipologicamente vicina all'italiano, spagnolo, romeno ad esempio, e più gli alunni sono veloci nella lingua della comunicazione, BITS, stiamo parlando. Più la lingua è distante, pensate al cinese, pensate c'è una lingua tipologicamente distante dall'italiano, l'arabo, l'urdu, cinese. Un mondo anche cognitivo, logico, differenze e più i tempi sono, si allungano. Per un ragazzo cinese la lingua italiana è un mondo da scoprire con tutte le varietà grammaticali, no? Come dice un ragazzo cinese, dice nella mia lingua ogni parola ha un solo vestito, in italiano ogni parola ha un intero guardaroba, no? Cinese, andare è sempre andare, qualunque sia il pronome, il tempo, in italiano il verbo andare ha flessioni, diciamo, numerose. Naturalmente, più i bambini e i ragazzi sono immersi in situazioni di contatto, fuori dalla scuola anche, nel gioco, nelle attività elettive, nell'aggregazione, e più la lingua per comunicare esplode ed è veloce, più veloce. E poi ci sono ovviamente le caratteristiche individuali. Ognuno di noi, ricordiamoci le intelligenze multiple di Gardner, può essere più portato alla lingua, più alla logico-matematica, all'intelligenza spaziale. Quindi ogni bambino e ogni ragazzo hanno una loro storia. Qualunque sia la lingua di origine, chi apprende l'italiano, i nostri alunni, attraversano degli stadi di. Si chiama interlingua, cioè dal silenzio si avvicinano sempre più alla lingua obiettivo, l'italiano obiettivo. Ci sarà la fase di silenzio, silenzio non passivo, è un silenzio di immagazzinamento, una fase di prime produzioni, interlingua prebasica, basica, intermedia e poi che si avvicina sempre più alla lingua obiettivo. È importante conoscere cosa apprendono per primo e dopo ancora, perché anche la didattica dell'italiano deve in qualche modo seguire, accompagnare, un po' anticipare gli stadi dell'interlingua. L'età critica, allora, si colloca in genere intorno agli 11-12 anni, scuola media. Perché si chiama età critica? Perché, come dire, dal punto di vista anche della pronuncia dei suoni, a un certo punto noi non siamo più così malleabili, quindi a un certo punto noi discriminiamo e pronunciamo i suoni delle lingue che abbiamo imparato, della lingua madre. Facciamo più fatica da un certo momento in avanti a pronunciare in maniera corretta e da nativi. I suoni che non stanno nella nostra lingua madre. Poi c'è anche un'età critica per un fatto degli usi della lingua. Un ragazzo, un bambino che entra nella nostra scuola da piccolo, imparerà la lingua della comunicazione e la lingua dello studio successivamente, insieme agli altri compagni. Un ragazzo che arriva più grande, alle superiori, se ha fatto una buona scuola, potrà trasferire quello che ha imparato nella sua lingua madre pian piano in italiano, se ha imparato a sintetizzare, a definire, ad argomentare. Col tempo c'è questo processo di transfer in italiano. Quando siamo nella fase della scuola media, preadolescenza, e un ragazzo viene dal paese di origine all'Italia, era proprio il momento in cui nella sua lingua stava facendo il salto dalla lingua concreta a una lingua più astratta. E
E questo salto nella sua L1 si interrompe e lo deve fare in fretta in italiano. Quindi, come dire, è considerato un tempo che necessita di grande attenzione. Naturalmente, nell'apprendimento di una lingua giocano molto anche i fattori affettivi, l'idea che uno ha dell'italiano, l'idea che uno ha dell'Italia, l'idea che uno ha del suo futuro in questo paese e in questa lingua. Allora, quando arriva a scuola, un bambino, un ragazzo, in realtà non incontra una lingua sola, ma incontra una varietà di usi dell'italiano. È come se ci fosse un plurilinguismo nella nostra scuola. Cioè incontra la lingua dei pari, quindi la lingua dei compagni, la lingua concreta, astratta, molto anche, dire, fatta di gesti, di sguardi, di interazioni. Incontra la lingua delle comunicazioni più formali, quindi la lingua della gestione della scuola, delle attività, della gestione delle materie, non delle materie proprio, ma della gestione delle comunicazioni che riguardano la vita della scuola. E poi incontra le lingue delle discipline. Cioè ogni lingua, ogni ambito disciplinare, ogni disciplina ha un proprio, come dire, una propria retorica, una propria sintassi, oltre che un lessico specifico, no? Quindi la storia ha alcune modalità di costruire i testi, di porre le lezioni, la geografia, la matematica. Quindi sono le lingue settoriali e specifiche di ogni disciplina. Quindi vedete che un ragazzo, un bambino, un ragazzo straniero che entrano nella scuola non italofoni, io uso questa immagine come se seguissero ogni giorno una sorta di mega clean, come se tutte le materie fossero proposte in versione. Vado avanti saltando alcune cose perché vedo che i tempi sono stretti, quindi diciamo che l'ital studio, la lingua dello studio, come abbiamo visto, non significa solo imparare la lingua, come dire, il lessico specifico, un elenco di termini, di vocabolario, ma significa proprio entrare dentro i linguaggi più in generale, anche la sintassi di ogni materia, quindi dall'enunciazione, dall'orale al testo. La lingua dello studio non può essere, come dire, supportata dal non verbale, no? Quando si comunica, come succede invece nella comunicazione interpersonale, ma deve essere una lingua accurata, complessa, non ambigua, esplicita. Ecco, quindi è, come dicevo all'inizio, facendo la differenza tra bigs e calc, è come se da un lato dovessimo superare una collina e nell'altro caso dovessimo davvero superare, scalare una montagna. Quindi tempi lunghi e attenzioni da parte di ogni insegnante. Un'altra cosa che voglio aggiungere, la lingua dello studio, gli alunni stranieri la imparano solo a scuola. Cioè, mentre un bambino e un ragazzo italiano possono essere accompagnati, seguiti a casa, dalla famiglia, nei compiti, nello studio, perché una parte quantomeno dei genitori può padroneggiare la lingua dello studio, o almeno fino a un certo punto del cammino, succede molto, molto, molto raramente, e per ragioni che sono evidenti a tutti, che una famiglia straniera possa padroneggiare la lingua dello studio. Quindi una famiglia può avere acquisito l'italiano per sopravvivere, per comunicare nel quotidiano, ma la lingua della storia, della matematica, delle scienze, della geografia, della letteratura, della grammatica, no? La metalingua per riflettere sulla lingua, chiaramente non possono essere
padroneggiate dalle famiglie, anche dalle famiglie che hanno le aspettative maggiori. Quindi è la scuola, e solo la scuola, che costruisce giorno dopo giorno la lingua dello studente. E andiamo avanti ancora, questa la saltiamo perché è una specificazione. Ecco, a proposito delle difficoltà nella lingua dello studio, i docenti, i vostri colleghi, i colleghi che lavorano con gli alunni non italofoni, mettono in fila queste, tra le varie altre difficoltà, queste. Il lessico specifico, è chiaro, è la storia, la geografia, la matematica hanno un loro lessico, non solo una sintassi, una retorica, ma anche un lessico. A volte però anche il lessico comune con usi settoriali. Per esempio, la parola pianta avrà un significato, quando io parlo nel linguaggio comune, avrà un significato specifico e mirato quando sto parlando di pianta in geografia o di carta. Ad esempio, la stessa cosa, c'è sempre un aneddoto che viene raccontato in una scuola fiorentina, c'era una lezione di storia e quindi c'erano Giulio Cesare che combatteva con i Galli, ecco, e allora a un certo punto c'era questa ragazzina cinese, neoarrivata, che dava al termine Galli ovviamente un significato non settoriale e non storico, e immaginava nella sua mente questo combattimento di Giulio Cesare. Ecco, questo per dire come anche termini che sembrano di facile comprensione in realtà a volte hanno un uso settoriale che può fuorviare, può portare estremamente fuori strada. Poi c'è il discorso della sintassi. Pensate a una forma come quanto viene usata nella storia e come la passiva sia una modalità, diciamo, di presentazione di un testo e di enunciazione complicata da comprendere. C'è il discorso dei testi diversi. Ogni disciplina ha una propria varietà testuale, un proprio modo anche di organizzare il testo, anche in maniera proprio grafica sulla pagina, dai grafici alle tabelle, a invece il testo lineare, alle definizioni. Ecco, quindi c'è un cercare di orientarsi dentro una varietà testuale che è una difficoltà per tutti gli alunni e lo è ancora di più per chi non padroneggia la lingua. Ancora, i testi di studio si comprendono facendo molto riferimento e basandosi molto su quello che già si sa, su ancoraggi, sull'enciclopedia, su quello che io ho appreso. È chiaro che se non esistono o esistono molto rarefatti questi ancoraggi sui quali inserire il nuovo contenuto, diventa complicato. Così come alcuni contenuti possono essere più distanti. Storia, ad esempio, è una disciplina che per varie ragioni, testi, sintassi, della mancanza di enciclopedia, può presentare difficoltà maggiori. Oppure ci sono contenuti e discipline non praticati nella scuola di preferenza. Ecco, queste sono alcune delle difficoltà rilevate dello studio da parte dei docenti, ma naturalmente proseguire ce ne sono altre. Allora, nell'italiano dello studio, grosso modo, abbiamo individuato tre fasi, diciamo, nel cammino che possono durare tempi variabili da un apprendente all'altro. La prima fase è la fase ho definito della dipendenza, neoarrivati, quindi siamo nella situazione di non italofonia. Vi è, come chiede la legge, l'adattamento del programma, quindi io posso trattare i temi del curriculum comune in maniera più semplice, più ridotta.
l'obiettivo principale è quello di sollecitare la comprensione. Comprensione attraverso le immagini, attraverso quello che dicevamo prima, anche una didattica multimediale, una didattica ridondante che non proceda senza riprese, ma che riprenda continuamente i contenuti che sono stati dati a spirale. In questa prima fase, quello che possiamo porci come obiettivo è quello di comprendere a grandi linee, comprendere quello di cui stiamo parlando, perché l'obiettivo principale di questa fase è chiaramente la lingua per comunicare. La seconda fase, siamo a un livello A2, B1, poi alla fine dirò qual è il documento di riferimento dei livelli, ovviamente molti di voi conoscono, che voglio segnalare perché è uno strumento fondamentale. In questo caso, molte scuole e insegnanti usano i cosiddetti testi accessibili, semplificati, alcuni li chiamano, ad alta accessibilità. Quindi, stessi contenuti curricolari dei compagni, ma presentati con una lingua più semplice e chiara. C'è una piccola casa editrice di Bergamo che si chiama Sestante, segnalo per chi, che ha praticamente fatto la semplificazione di moltissimi contenuti, diciamo, programmi classici per la storia, per la geografia, per le scienze, e sul sito del centro come trovate ancora moltissimi testi semplificati. Quindi, stessi contenuti di tutta la classe, ma resi linguisticamente più semplice. Su questo tema dei testi semplificati ci sono molte cose da dire, perché non è semplice semplificare, appunto, non bisogna banalizzare, non bisogna neppure fare un bigino. Quindi ci sono degli accorgimenti e ci si richiama alle raccomandazioni, al vademecum di Tullio De Mauro sulla scrittura semplice. Per capire, ad esempio, una curiosità che vi propongo, quanto i vostri testi, sì, quelli che proponete per lo studio, siano semplici e chi li può capire, c'è un sito europeo che si chiama EuLogos e voi potete inviare il vostro testo e vi dice da chi questo testo può essere compreso. E a volte i nostri testi di studio sono scritti in maniera troppo complessa. L'ultima fase, la fase dell'autonomia, quindi il livello è B1 in su, e a questo punto noi possiamo puntare su contenuti comuni, lingua comune e chiedere, porci come obiettivo quella che è l'accuratezza. Poi abbiamo tre macro obiettivi, quindi può essere quello della efficacia, quindi capisco quello che vuoi dire, quello della fluenza, quindi comunicazione è abbastanza fluida, e della accuratezza. In questo caso chiediamo anche l'attenzione alla fluenza. Ecco, vedo che il nostro tempo sta per finire, quindi io andrei verso diciamo, una slide verso la fine, in modo tale che vi cito alcuni materiali interessanti anche a livello europeo, che possono essere oggetto di approfondimento per chi ha voglia di, diciamo, di approfondire, di trattare, di andare avanti su questo tema. Allora, intanto, quando parlavo di livello A1, A2, B1, queste sigle così criptiche fanno riferimento a questo documento fondamentale che è il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che quindi definisce i livelli di comprensione, di padronanza di una lingua rispetto alle varie abilità: comprende, legge, scrive. E quindi servono moltissimo agli insegnanti per collocare i loro alunni non o poco italofoni e per sapere che cosa possono chiedere rispetto a quel livello. Quindi servono per valutare, ma anche molto per programmare.
Inoltre c'è questo testo più recente, l'hanno messo, l'anno è stato tradotto nel 2016 dall'Università di Milano ed è quello che vi dicevo, le dimensioni linguistiche di tutte le discipline, e cioè come oggi ogni insegnante di disciplina deve prestare attenzione anche alla lingua che usa, al livello di accessibilità, alla comprensione, renderla più vicina e più accessibile a tutti. C'è questo documento, l'italiano che include, che racchiude molte delle cose che ci siamo detti oggi, e chiedo chi ha voglia è sul sito del MIUR, a vedere, dai bambini piccoli alla scuola dell'infanzia, alla primaria, alle scuole secondarie, agli adulti. E infine c'è il discorso della guida per lo sviluppo e l'attuazione di curriculum plurilingui e interculturali, dove entra anche il tema della valorizzazione delle diversità linguistiche. Ecco, da ultimo l'ho già messo, ma diciamo, ritrovate per chi ha voglia, perché non abbiamo il tempo, ma ci sono, ripeto, non bisogna cominciare da capo, prendiamo tutto quello che c'è, lo usiamo e da lì lo smontiamo e approfondiamo, il sito del Centro Come, il sito di Sesamo per progetti, indicazioni, materiali. Per la scuola primaria, cito questo materiale ad accesso gratuito, molto interattivo e può essere usato anche nella parte della lingua dello studio nella scuola media, quantomeno elementi di base di entrata, che è questo sito Ciao Amici. Ecco, questo è un percorso, io ho cercato di segnalarvi solo i materiali ad accessibilità totale e gratuiti, in modo tale che possano essere diffusi e disponibili. Grazie a tutti per l'attenzione. Adesso, se c'è ancora tempo per rimanere insieme, io posso tranquillamente rimanere fino alle 5, se ci sono ancora delle domande, altrimenti con chi deve andare, diciamo saluto, do un buon lavoro e un arrivederci in altre situazioni, magari face to face. Buon lavoro a tutti. Grazie mille, veramente molto molto interessante. Riposto ancora il link per le domande e ricondivido le domande oppure le vuole condividere lei, le dico come fare così le può scorrere a video direttamente. Se lei va nella parte centrale, condividi lo schermo e clicca su proprio la prima opzione, condividi lo schermo, poi le dà varie opzioni, può condividere dividere o la schermata intera o l'applicazione se ha aperto il browser. Se Vediamo. no lo condivido io come prima, non c'è problema. Vediamo. Perfetto, se ora va sul Google, è perfetto. Si vede un po' piccolo, se lo può un po' ingrandire. Comunque, Dunque, vabbè, tanto l'importante è che lo legga lei, sì. sto leggendo così mentre lo guardo e leggo. Allora, non so, la domanda 15. Il criterio di assegnazione alle classi è quello anagrafico o viene stabilito in base alle competenze accertate? Allora, quello che dicevo prima, la legge dice che il criterio privilegiato è quello anagrafico, ma dice anche che l'alunno può essere retrocesso di un anno, parla di un anno, a fronte di motivi accertati, quindi è chiaro che la retrocessione di un anno, il discorso del ritardo di cui parlavamo prima, è prevista, quindi però ci deve essere una motivazione. Ecco, ma ancora vediamo, dunque dice i docenti di potenziamento assegnati alle scuole devono essere dirottati per coprire le emergenze supplenza, e qui è un discorso di organizzazione della scuola. In alcuni casi i docenti di potenziamento servono anche, cioè vengono utilizzati anche per laboratori chiaramente
con una formazione e con dei materiali. Ecco, allora, vediamo un po', scusate, sto leggendo. Dunque, qualcuno dice, riflette, ecco, questa è più che una domanda, è una lettura, una considerazione, la domanda 22. Che dice come in realtà il tema degli alunni stranieri sia, detto in altre parole, una sorta di cartina di tornasole di come funziona anche la scuola in generale, e cioè come noi siamo in grado di adattare la didattica, di rivederla, di coinvolgere, di essere inclusivi, un po' come la parola chiave che ci ha accompagnato tutta la giornata. Quindi, come dire, sono gli alunni che devono adattarsi a una scuola che rimane uguale a se stessa, o è anche la scuola che nel tempo si apre, si dota di modalità più inclusive, coinvolgenti? Io credo che su questo ci siano però molti esempi di scuole che questo cammino con fatica lo stanno facendo in questi anni, sia per i bambini e i ragazzi italiani che per i bambini e i ragazzi stranieri. Ecco, qui c'è un discorso dell'orientamento scolastico e come questo orientamento scolastico genera un meccanismo classista e rafforza la disuguaglianza. C'è questo rischio, è vero, è la domanda 23, lo dicevo prima, questa canalizzazione formativa, perché si tratta di fatto un po' di questo, degli studenti stranieri verso percorsi di studio, ovviamente non ho parlato di quelli che abbandonano poi, perché abbiamo parlato nelle scuole superiori di chi continua, ma c'è una parte dei ragazzi stranieri che a un certo punto, anche perché arrivano già grandi sulla porta, sulla soglia delle scuole superiori per il ritardo scolastico, abbandonano. Allora sì, c'è il rischio di una canalizzazione formativa e di una, come dire, aspettativa al ribasso. Sei straniero e allora è meglio una formazione professionalizzante in breve. C'è questo rischio, per quello che oggi il tema dell'orientamento deve essere osservato con grande attenzione, perché è un, come dire, un peccato per l'alunno e per i suoi talenti, ma è una perdita anche per tutto il nostro paese. Dunque, ancora, mi si chiede possibilità di formazione per i docenti di italiano agli stranieri. Beh, questo invece negli ultimi tempi, cioè, insomma già da qualche anno, c'è una possibilità sia in presenza che a distanza. Cito l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena, cito il Master Promo ITALS della Statale, il Master dell'Università Cattolica, Roma. Quindi ci sono possibilità di formarsi sia in presenza che a distanza. Quindi un po' di più rispetto al passato. Un'altra cosa, è partito in molte città italiane, moltissime, con università scienze della formazione primaria, questo master che dovrebbe coinvolgere una marea di insegnanti, adesso se non ricordo male 10.000 insegnanti, 2.000 dirigenti scolastici, e una parte di questo master, che prevede molte ore blended in presenza e distanza, prevede anche un approfondimento sull'insegnamento dell'italiano in lingua 2, credo a circa dei 10.000, 2.000 insegnanti. Credo che siano partiti in settembre molti di questi master, alcuni stanno partendo ora. È promosso dal MIUR con fondi europei di un progetto FAMI europeo in varie città. Il master credo si chiami Gestione e Organizzazione delle Scuole Multiculturali. Provate a cercare. Dunque, vado alle ultime due domande,
sarebbero molti di più quelle che così non ho potuto considerare, ma vado in fila le ultime due. Dice il discorso della classe di concorso. Ecco, la classe di concorso, effettivamente c'è stato questo piccolo segno e passo avanti. Nell'ultimo concorso è stata istituita la classe di concorso A23, che metteva, diciamo, a bando di concorso, se non ricordo male, 503 posti per l'insegnamento dell'italiano lingua. Ecco, ci sono stati alcuni sguidi, insegnanti che hanno vinto il concorso, che poi per un anno non hanno avuto la cattedra e sono entrati quest'anno. Ecco, l'augurio veramente è che questa A23 continui nel tempo e che diventi una modalità ordinaria di far entrare nelle scuole, soprattutto nelle scuole con presenze alte, come abbiamo visto, di alunni stranieri, insegnanti formati che hanno il compito specifico dell'italiano lingua 2 per comunicare, ma ricordo a tutti, come ho detto varie volte in questo incontro, che l'italiano dello studio, che è lo scoglio principale, è, come dire, compito di tutti gli insegnanti della classe, qualunque sia la loro disciplina. Quindi, anche se dovessimo avere insegnanti della lingua per comunicazione, ci risolverà il problema iniziale, ma poi ci ritroveremo il problema che dobbiamo gestire con competenza, con materiali didattici, utilizzando tutto quello che c'è, che è la lingua dello studio, che è quella che poi consente l'uscita scolastica. Dunque, ultima domanda, osservazione, perché poi di questo si tratta, dice che in un comune, no, in questa scuola sono previste solo 5 ore per i neoarrivati. Ecco, è chiaro che 5 ore sono nulla, 5 ore, sì, forse possiamo conoscere chi è l'alunno, che scuole ha fatto, che lingue padroneggia, se sa scrivere e leggere in un alfabeto neolatino. Sono informazioni importanti, fare delle prove in logico-matematica senza usare italiano, che siano non verbali, in modo da capire quali competenze ha. E segnalo anche che, a proposito di test, di prove iniziali, in Italia ci sono alcune scuole che usano, ad esempio, delle prove, per esempio, di comprensione di testi, plurilingue, cioè lo stesso testo viene presentato in italiano e stiamo parlando di neoarrivati, ovviamente scolarizzati nei loro paesi, nella loro lingua. Domande di comprensione chiuse che devono solo essere scelte, barrate, e in questo caso io posso capire se quel testo informativo, espositivo, regolativo che propongo all'alunno nella sua L1 viene compreso. Siccome io ho la traduzione in italiano, posso capire se le risposte sono corrette. La Francia ha una batteria di test di questo tipo che molte scuole francesi usano, un progetto che si chiama Passerelle, e l'Italia ha cominciato a volte a utilizzare questa modalità per capire se un ragazzo sa comprendere un testo nella sua lingua, col tempo, questa competenza si trasferirà anche in italiano, naturalmente col tempo, però è un talento e una competenza che posso riconoscere. Allora, io mi fermerei qui con. Benissimo, perfetto, grazie mille. Allora, è stato veramente molto interessante. Siamo comunque ancora più di 200 in linea, quindi direi che ha tenuto l'interesse fino alla fine e la ringraziamo ancora molto. La interrompo la registrazione. Grazie a voi.